with you. There's no place I'd rather be. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Blaziken68 e benvenuti in questo nuovo video. Siamo giunti al 18° appuntamento con la serie di Dragon Ball Super e quindi dopo aver visto l'ultimo episodio siamo pronti a confrontarci con le nostre opinioni appunto sull'ultimo episodio guardato. Quindi iniziate a lasciarmi un bel commentino per farmi sapere cosa ne avete pensato dell'episodio e iniziamo subito. Allora, come molti di voi sapranno, in questa puntata inizia ufficialmente la saga della resurrezione di Earth. Quindi, messa da parte definitivamente la saga di Bills, ci possiamo concentrare completamente sulla saga della resurrezione di Earth e quindi possiamo già iniziare a fare qualche parallelo con il film appunto sulla resurrezione di Earth e magari trovare già qualche novità che si vede già appunto da questa puntata. L'episodio comincia praticamente sulla scia dello scorso episodio, infatti vediamo subito Goku e Whis che si stanno dirigendo sul pianeta di Lord Bills. Una volta arrivati sul pianeta, Goku ovviamente troverà Vegeta che si sta allenando sul pianeta, anche se nel momento in cui proprio arriva Goku, Vegeta non si sta propriamente allenando, ma sta in pratica per effettuare delle faccende domestiche. E infatti si baserà proprio su questo la prima parte dell'episodio. Infatti ci saranno dei brevi dialoghi tra Goku e Vegeta sull'allenamento ovviamente che sta svolgendo Vegeta, per poi arrivare quindi alla fatidica faccenda domestica. Quindi tutta la prima parte si svolgerà sul fatto che Goku e Vegeta dovranno cambiare le lenzuola a Lord Bills mentre dorme. E qui arrivano i soliti sketch di Dragon Ball in cui comunque si cerca di non far annoiare l'utente che sta guardando l'episodio con quindi questi sketch che ti fanno un pochino divertire e mettono sicuramente un pochino di pepe all'episodio. Nella seconda parte dell'episodio si inizia già a fare sul serio, infatti inizierà il vero e proprio allenamento di Goku e Vegeta che dovranno praticamente percorrere tutto l'intero pianeta con dei mattoni, non lo so, comunque con qualcosa di pesantissimo sulle braccia, con Whis che spiega a Goku e Vegeta che quando combattono non devono pensare ma devono fare in modo che i loro arti si muovano indipendentemente dal loro pensiero, quindi devono essere praticamente un tutt'uno con la natura da come ci hanno fatto capire. Ed arriviamo già alla prima scena vista nel film, quindi il primo parallelismo con il film, in cui Whis pesta una cacca e Goku gli dice che sta pestando una cacca, cosa che, come vi dissi già nella recensione del film, era stata ripresa nel gioco Dragon Ball Xenoverse con la Zeta Soul, non ricordo più come si chiama, comunque, che diceva Whis stai pestando una cacca, una cosa del genere. Proseguendo nell'episodio iniziamo già anche a parlare di Freezer. Come abbiamo visto già nel film, praticamente le scene erano quasi simili, con Tagoma che nell'episodio si chiamava Torba, quindi mi sta venendo un pochino il dubbio, sono io che sbaglio a chiamarlo Tagoma o si chiama Tagoma però l'hanno richiamato Torba, oppure è stata una traduzione del subita, non lo so sinceramente. Fatto sta che, come vi dicevo, si inizia già a parlare di Freezer, però a un certo punto succede un qualcosa di davvero strano e inaspettato soprattutto. Infatti a un certo punto la navicella verrà quasi colpita da un raggio di luce in cui vedremo apparire due nuovi personaggi che già sospettavamo e vediamo quindi la loro comparsa nella serie. Stiamo parlando infatti di Champa e Maros. Champa che ricorda ovviamente molto, credo si possa chiamare così, la razza di Lord Bills, mentre Maros ricorda molto Whis. Dei personaggi al momento sappiamo davvero pochissimo, però grazie alla puntata possiamo già farci una piccola idea. Infatti secondo me Maros e Champa sono dei personaggi che hanno un'indole distruttiva ancora più elevata rispetto a Lord Bills e Whis. Lo si nota facilmente quando in pratica distruggono un pianeta senza motivo, anzi forse il motivo deve esserci, però raga, Maros distrugge il pianeta con una semplicità, con una facilità estrema che mi ha fatto pensare, oh cazzo, questi secondo me saranno molto più potenti e malvagi di Lord Bills e Whis, e qui ci saranno dei grossi problemi. Altra cosa che sappiamo, o meglio sospettiamo, dei personaggi è che abbiano a che fare quasi sicuramente con la rinascita di Freezer e quindi con il fatto che lui si trasformi in Golden Freezer e che abbia quindi una potenza pari a un dio. Quindi ricapitolando, siamo entrati finalmente nella saga di Freezer, non vedevo l'ora sinceramente poiché voglio scoprire per intero cosa c'è dietro alla resurrezione di F e quindi al Super Saiyan God Super Saiyan, che vabbè lasciamo perdere, dovevo dirvi una cosa però vorrei dirvela un pochino più in là.
poiché ho saputo delle notizie, vabbè, lasciamo perdere. E in compenso, quindi, la puntata mi è piaciuta, è stata abbastanza equilibrata tra la prima parte con abbastanza sketch e la seconda parte in cui già si è iniziato a fare un pochino più sul serio tra l'allenamento e Freezer. Ovviamente fatemi sapere cosa ne avete pensato della puntata, lasciatemi un bel mi piace se questo video vi è piaciuto, discutiamo un pochino nei commenti anche delle vostre opinioni. Fatemi delle domande, qualsiasi domanda volete. Quindi direi che per oggi possa bastare qui. Ovviamente io vi do appuntamento a domani con un nuovo video qui, ovviamente sul canale. Quindi ragazzi, io direi che possiamo vederci in un prossimo video. E ragazzi, voglio lanciare un hashtag, #VegetaMantellina.